Poi faremo una squadra che dia fastidio. Dobbiamo dare fastidio. Questa penso sia la frase principe di tutta la conferenza stampa. Dobbiamo dare fastidio. Eccoci qua, signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e in questa domenica 14 luglio siamo qui per commentare la conferenza stampa che ieri ha visto protagonista il boss che vedete qui alla mia destra. Allora, innanzitutto buona domenica a tutti. Vi ricordo l'iscrizione al canale, mi raccomando, ragazzi, stanno aumentando i spettatori in media nei video, però la percentuale di iscritti no. Quindi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, dovete soltanto premere un tasto e poi attivate la campanella, così rimarrete sempre aggiornati. Allora, ragazzi, ieri ore 14:30 il boss prende la parola, conferenza stampa trasmessa su OneFootball. E qui piccola parentesi, perché l'idea OneFootball, come ho detto anche ieri, è un'idea molto molto buona. L'applicazione però va un po' corretta, perché ieri ci sono stati dei problemini di lag, il video andava un po' a scatti. Ho visto che all'estero praticamente non hanno potuto vedere la conferenza perché c'era bisogno della VPN, quindi l'applicazione dell'idea va un po' migliorata e sono sicuro che lo faranno. Va detta questa cosa perché è importante. Se pensiamo sempre al motto From Napoli to the World, è importante che questa applicazione venga corretta nel migliore dei modi. Detto questo, cominciamo con le domande. La prima domanda che viene fatta è un po' una valutazione sul mercato fatto finora. E Conte praticamente ci dice che sul mercato il Napoli sta dando dimostrazione di avere una visione molto chiara. Dice comunque che per un club come il Napoli è giusto operare sia per il presente che per il futuro. Quindi ci parla di Rafa Marin, che è un giovane di buona prospettiva. E questa frase secondo me ci fa capire che forse almeno all'inizio Rafa Marin non sarà il titolare. Lo stesso riguarda per Buongiorno, arriva dal Torino, ma anche lui molto giovane. Molto giovane, 25 anni, non proprio molto giovane. Sono prospetti che ci auguriamo possano essere per anni le colonne del Napoli. Poi ci dice inevitabile che si ragioni anche sul presente, quindi Spinazzola, e conclude dicendo che comunque si sta facendo un buon mercato, quindi si opera sia per il futuro ma anche per il presente. Domanda poi sulle famose scorie mentali che arrivano dall'anno scorso, se Conte le ha percepite. E ci dice praticamente che è inevitabile che ci siano ancora queste scorie che non sono andate via del tutto. La scorsa stagione c'è stata delusione da parte di tutti, però abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e dobbiamo diventare gente più esperta da questo punto di vista. Quello che è stato in passato è giusto che lo si lasci in un cassetto, però poi dobbiamo sapere che nell'eventualità della ripetizione di certi errori, questo cassetto va tirato fuori e dobbiamo rinfrescare la memoria. Quindi, sintetizzando, fare tesoro degli errori fatti l'anno scorso. Poi si parla di faccia arrabbiata, cioè si torna alla conferenza di presentazione dove Conte disse serve la faccia incazzata. Ecco, gli chiedono se sta vedendo questa faccia arrabbiata. Dice Conte: ho trovato ragazzi molto responsabili, hanno capito gli errori che sono stati commessi l'anno scorso. Qui poi un pezzo importante: non dimentichiamo che quando abbiamo vinto 2 anni fa, abbiamo vinto tutti, club, calciatori e tifosi. L'anno scorso però abbiamo perso tutti. È bello vedere Conte che parla di abbiamo, cioè parla di noi, come se lui si sentisse parte chiamata in causa nei 2 anni precedenti, cioè, capito? Si immedesima molto anche in quello che si è fatto gli anni passati. Ho trovato dei ragazzi molto responsabili, penso di trovare dei ragazzi con più esperienza che vengono da un'annata di grande delusione. Un po' di delusione quando parlavano dell'anno scorso l'ho intravista, quindi si ritorna a quello di prima, delle scorie mentali ci sono ancora, però ci dice anche che è importante, è positivo che provino un po' di delusione perché significa che l'hanno sentita, ecco, quindi è un modo per dire che comunque ci tengono, ecco, se fossero dei calciatori a cui non interessa niente non proverebbero la delusione. Domanda poi su Osimhen, e Conte qua dice una cosa importante: penso che in questa fase, dopo che io ho firmato col Napoli, la fase più difficile sia stata quella di allineare tutta la situazione, rimettere il club Napoli al centro di tutto.
E io penso che con questa frase lui intenda dire anche la situazione, diciamo, dei vari, le varie situazioni di Lorenzo, di Kvara. Questa è la situazione che ci permette già di stare un passo in avanti. L'abbiamo fatto, merito sia nostro che del club. Io mi sono espresso molto chiaramente in merito alla mia visione. Difficilmente si può andare contro questo tipo di situazione. Quindi il fatto del chi non vuole restare, diciamo, chi vuole andare via è demotivato, sta in panchina con me e parla. Per quanto riguarda Osimhen, stiamo parlando di un top player, professionista. Victor sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente rispetto a quanto ho detto in conferenza di presentazione. Sa di essere un giocatore del Napoli e deve avere il giusto atteggiamento. Anche se magari c'è questo tipo di accordo che non sappiamo come andrà a finire. Ecco, quindi qua Conte conferma che comunque non c'è al momento alcuna trattativa concreta che può portare via Osimhen. E questa cosa onestamente mi sorprende, cioè nel senso io ho sempre detto che Osimhen per me era già stato venduto, siamo al 14 luglio, praticamente ragazzi tra meno di un mese si comincia la stagione e a oggi non c'è ancora niente per Osimhen, quindi l'ipotesi permanenza man mano che si va avanti comincia a prendere sempre più forma. E a me non dispiacerebbe, cioè comunque parliamo di un calciatore che sul campo dà il 110%, fuori dal campo ti può creare dei problemi e abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo. Però magari con Conte, con Oriali, con gente di questo tipo, magari le vicende extracampo diminuiscono o quantomeno non escono fuori. Conta il presente, quello che accadrà dopo è tutto relativo. Poi arriva la domanda di Alvino che dice che il Napoli dai bookmaker è dato come terza favorita, quindi come terza classificata, e quindi gli chiede: a oggi il gap con l'Inter si è annullato? E giustamente Conte dice: in due giorni di lavoro è difficile annullare il gap. Ed è giustissimo. Il gap è stato netto l'anno scorso, 41 punti di distacco dall'Inter, 22 dal Milan, 18 dalla Juve e 16 dall'Atalanta. Per non parlare poi delle due romane che sono arrivate 10 punti sopra di noi. Da questo momento in poi Conte dà una risposta secondo me molto sincera, molto realista. Questa è la realtà dei fatti. Quando si fanno dei pronostici bisogna anche essere ragionevoli. Sappiamo che c'è questo margine rispetto all'anno scorso. Poi dice è andato via Zielinski, che è andato proprio all'Inter. Non sappiamo come andrà a finire il mercato, sapete tutti benissimo la realtà dei fatti. C'è un accordo che potrebbe farci perdere il calciatore più forte, quindi Osimhen. Se io fossi nelle agenzie di betting cambierei un pochettino le valutazioni. A me non fanno paura previsioni o se qualcuno vuole mettere pressione. Dobbiamo migliorare e tornare nelle coppe, possibilmente dalla porta principale. Dalla porta principale io penso che si riferisca alla Champions League. Quindi l'obiettivo è tornare nelle coppe, generico, possibilmente tornare tra le prime 4-5, perché poi bisogna vedere se il quinto posto varrà la Champions League. Quindi ragazzi, l'obiettivo è questo qua, tornare tra le coppe europee, possibilmente in Champions League. Se facessi un discorso diverso mi dovrebbero internare, quindi per dire non pensiamo allo scudetto, non pensiamo a qualcosa di superiore al piazzamento in Champions League. E secondo me è un ragionamento giusto da fare. Bisogna andare step by step, non si può pensare che da un decimo posto si passi al primo così in 12 mesi. È successo al contrario, è vero, però non è detto che risucceda un'altra volta all'inverso. Cioè dobbiamo andare per gradi, dal decimo posto dobbiamo tornare possibilmente quinto, sesto, quarto. Ha parlato di riallineare il club. In cosa consiste questo riallineare il club? E ci dice Conte: durante la presentazione parlai della gestione della vittoria. Vincere un trofeo o uno scudetto è molto diverso dal piazzarsi in Champions. Ed è, l'abbiamo visto benissimo l'anno scorso. Quando vinci ci sono molti onori, ma anche molti oneri. Bisogna saper maneggiare con cura la vittoria. Gestire la delusione poi è anche difficile, ci può essere un eccesso in negativo. Il presidente è stato il primo ad essere molto deluso. Da persona di calcio che si reputa seria sotto tutti i punti di vista, l'analisi che ho fatto era che non si doveva prendere e buttare tutto via, come anche noi dicevamo, no? Magari dopo l'ennesima sconfitta, no? Sei talmente frustrato, talmente triste, talmente deluso che dici azzeriamo tutto, tutti via, sono tutti scarsi. Poi però a mente più fredda, a mente più lucida, magari ragioni e dici questi però sono gli stessi che un anno prima hanno vinto il campionato, che facciamo? Cioè l'anno prima vincono il campionato, sono fortissimi, l'anno dopo arrivano decimi, sono tutti scarsi.
La verità sta sempre nel mezzo. Ci sono dei valori che non possono essere spariti nel giro di un anno. Ecco quello che appunto dicevo prima. Ecco perché il lavoro di riallineamento di tutti è fondamentale e il presidente qui ha svolto una parte importantissima. L'obiettivo era non distruggere tutto, perché si rischiava di distruggere tutto per via di una forte delusione, appunto quello che ho detto prima. Cerchiamo di essere equilibrati, ci sono cose di valore che vanno mantenute, soprattutto se l'obiettivo è quello di restare ad alti livelli e non essere una meteora. Prossima domanda, che percorso si immagina per curare le distanze che la squadra non ha mai tenuto? Quanto aiuterà in questo buongiorno? Ciò che abbiamo fatto sul mercato finora aiuta. Il fatto di aver acquistato buongiorno, nonostante una PIL inferiore, visto il decimo posto, ci deve dare la consapevolezza che anche dal punto di vista del mercato possiamo dire la nostra. C'è stata molta chiarezza, voi sapete benissimo cosa ho chiesto al club. Ho chiesto chiarezza, noi non cambieremo la nostra strategia. Saremo la quinta barra sesta squadra col monte ingaggi e investiremo i soldi che eventualmente entreranno nelle casse per fare acquisti. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, la filosofia societaria non è cambiata. E ha detto una cosa importante, investiremo i soldi che eventualmente entreranno. Adesso aspettiamo le cessioni, il grande acquisto, diciamo, dal punto di vista economico è stato fatto, buongiorno. Adesso dobbiamo aspettare le cessioni e quello che entrerà nelle casse delle cessioni lo useremo per fare altri acquisti. Arriva poi la domanda di Paolo Del Genio, che per me è a mani basse la domanda più importante di tutta la conferenza. Ci porta sul campo, si parla di tattica. Lei ha parlato di due soluzioni tattiche, quindi a 3 o a 4. Quando mancherà un difensore, ci sarà un centrocampista in più o un attaccante? E Conte dice questo. Allora, a prescindere da giocare a 3 o a 4, ci sarà un solo tipo di costruzione. Questo perché? Perché bisogna ridare delle certezze a una difesa che appunto lo scorso anno ha finito undicesima. Il tipo di costruzione, dice Conte, non cambierà, ma potrebbe cambiare invece il tipo di pressione. Anche nel 4-3-3 puoi fare la pressione alta con un centrocampista che si alza accanto all'attaccante, quindi da 4-3-3 diventa 4-4-2. Abbiamo fatto il mercato anche in funzione di questa idea, quindi di giocare sia a 4 che a 3. Buongiorno ci dice può giocare a 4 sulla sinistra, e lo abbiamo visto anche nel video dell'analisi di Buongiorno. Cita anche Olivera, che lui lo vede anche braccetto di sinistra a 3, ma anche terzino sinistro quando si gioca a 4. Parla anche di Di Lorenzo, che può giocare sia come difensore a centrale a 3, ma anche come esterno di fascia. Cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei calciatori dando spazio alla qualità di Kvara, Politano, Lindstrom e Ngonge. Ci dice questi quattro possono venire anche dentro e qualcuno poi deve aprirsi, quindi il trequartista centrale e l'esterno che fa la sovrapposizione esterna, oppure il contrario. Possono essere molto interscambiabili, diciamo, le due coppie trequartista esterno. Tatticamente la situazione è chiara, dovremo essere intensi, non voglio una squadra passiva ma che faccia la partita. Poi a parole si possono fare gli scienziati, vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l'altra squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l'elmetto, perciò parliamo poco. Quindi qua ci ha praticamente detto che quando si giocheranno per esempio i big match contro squadre più forti di te, non dobbiamo aspettarci un Napoli dominante come è stato per esempio in passato con Spalletti o con Sarri, ma dobbiamo aspettarci un Napoli che si mette l'elmetto, quindi sta rintanato e cerca di ripartire, questo diciamo ha detto. Adesso si parla un po' più dei singoli, gli chiedono se arriverà un altro centrocampista visto che è andato via Zielinski e poi due parole su Gaetano e Folorusso se resteranno. Lo dico senza mezzi termini, credo che la coppia Lobotka-Anghissà sia una delle coppie più forti in assoluto che oggi ci sono anche per giocare a due. Detto questo, ho visto Frank oggi, anche nella parte finale della scorsa stagione sono stati utilizzati in quella maniera e Kajust si alzava. Ci parla poi di Kajust, che dice che è un ragazzo che ha potenzialità importanti sotto tutti i punti di vista, io però devo essere bravo a tirargli fuori un po' di cattiveria. Vede in Kajust delle potenzialità, ma deve, diciamo, farlo uscire un po' fuori. Quindi è giusto pensare che Kajust oggi sta dietro nelle gerarchie. Per quanto riguarda invece Folorusso, lo vedo lì, quindi a centrocampo.
può diventare importante, è inevitabile che ci dovrò lavorare. Quindi ci ha praticamente detto che Follow Russo lo considera come uno dei due mediani. Quindi a centrocampo diciamo che siamo messi bene, perché abbiamo Lobotka, Isaka, Just e Follow Russo. Numericamente ci siamo. Durante i ritiri farò valutazioni su alcuni elementi e mi è stato chiesto di farle. Ci sta. Riguardo Gaetano, sono curioso di vederlo, poi capisco anche che ci sia la voglia di alcuni che giocano meno di volersi mettere alla prova, ma stiamo facendo valutazioni, ora abbiamo appena iniziato, quindi non ha detto niente di nuovo, deve prima vederli e poi si deciderà se tenerli o meno. I calciatori devono sapere una cosa, in ogni caso diventeranno giocatori migliori in tutto. Poi faremo una squadra che dia fastidio, dobbiamo dare fastidio, questa penso sia la frase principe di tutta la conferenza stampa. Dobbiamo dare fastidio, dobbiamo bisognare ancora Follow Russo, sto vedendo bene Gaetano, in questo momento non è in previsione un centrocampista, poi se uscirà qualcuno valuteremo. Ecco, io penso che questo se uscirà qualcuno valuteremo penso si riferisca a Gaetano, penso che gli altri siano stati poi tutti confermati. Poi se per esempio, ecco Kajust, se vede che durante il ritiro lo valuta e non lo convince, può essere che uscirà lui. Diciamo che i due indiziati potenziali potrebbero essere Kajust e Gaetano. Prossima domanda, quanto è importante partire bene per scrollarsi la delusione? E Conte qua dà una buona risposta, dà morale, fiducia. Detto questo, ho visto partenze a razzo e finali a C. Punti di puntini. Sì, è importante partire bene, però cioè, così come parti bene devi poi finire bene. Sarà importante per l'entusiasmo, ma è questione di lavorare per bene, costruire qualcosa di strutturato per tutta la stagione. Poi è chiaro che si vuole iniziare bene, molto chiaro. Domanda poi su Oriali, quale sarà il ruolo di Oriali? È il mio braccio destro nella gestione. Anche coi calciatori io chiarisco bene qual è la posizione sua. È una figura che mi aiuterà quei ragazzi al campo, ma anche quei dirigenti e il presidente. Quindi ragazzi, è quella benedetta figura di cui abbiamo parlato tanto negli anni e che anch'io sul canale ho detto più volte. Il collante tra la dirigenza e la squadra. La cosa che mi fa piacere è che è venuto ad accompagnarmi con entusiasmo in questa sfida e questo è molto importante. Domanda poi sulla preparazione che lo scorso anno non è andata benissimo e poi gli chiedono dello yo-yo test e che impatto avrà appunto sulla preparazione odierna. Allora, vi dico la verità, io questo yo-yo test non ne avevo mai sentito parlare, sono andato un po' a informarmi e praticamente la dico in maniera molto sintetica perché ci sarebbe da fare un papiello esagerato. Comunque lo yo-yo test non è altro che un tipo di test a navetta utilizzato per misurare le performance atletiche. Questo è. Se qualcuno è interessato, vuole approfondire, magari vi lascio nel primo commento il link. Comunque, ha detto Conte che questo yo-yo test verrà fatto e dice comunque appena sono arrivati l'altro ieri si è fatto un allenamento per spaltire un po' il viaggio. Ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta con l'approccio che all'inizio non può essere tosto. Anche se per qualcuno il nostro approccio soft può sembrare già tosto, ho trovato nei ragazzi una grande disponibilità. Se tu vuoi fare un approccio intenso e aggressivo, devi lavorare sulle gambe. È ovvio che c'è bisogno ora di un po' di adattamento a questa nuova metodologia. Cercheremo di portarla avanti con allenamenti anche sulla resilienza e sullo stress. Qual è il reparto che si deve risistemare da subito? Qua Conte parla della difesa, però parla in realtà della fase difensiva. Dice, è chiaro che è colpa della fase difensiva. Non possiamo pensare che abbiamo subito 48 gol per colpa della difesa o del portiere. È una fase difensiva che magari è stata fatta in maniera non feroce e direi anche non troppo convinta. Forse rispetto a 2 anni fa, in maniera un po' più superficiale, appunto, nell'anno dello scudetto c'era più determinazione. Ecco, determinazione, voglia. Dobbiamo ritrovare quella ferocia che avevamo fino a 2 anni fa per ritrovare la fase offensiva e difensiva. Non lo dico io, lo dicono i numeri. L'anno scorso abbiamo preso 48 gol. Nient'altro da aggiungere. Grazie. Conte veramente non ha sbagliato, secondo me, una risposta. Ultima domanda. Si parla di Raspadori e Lindstrom, quindi la collocazione dei due. Riguardo Lindstrom, ci dice Conte che lo ha incontrato in Champions League
col Tottenham e lui giocava nell'Eintracht, faceva una delle due sottopunte, stava dentro oppure si allargava in fascia. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come per tutti gli altri. Riguardo Raspadori, è un calciatore che per me non può andare in fascia. Amen, finalmente. Assafa, finalmente qualcuno che l'ha capito. Può essere uno dei due sottopunta. Vedete comunque come c'è comunque tanta folla in quel reparto. Cerchiamo di mettere i giocatori nelle migliori condizioni, privilegiando le loro caratteristiche. E va bene. E quindi questa, ragazzi, è stata l'ultima domanda della conferenza stampa. Io però voglio chiudere il video parlando del buon Lombardo, perché ovviamente ieri stava andando tutto troppo bene. Deve arrivare Lombardo che, prima dell'ultima domanda, dice cose che erano assolutamente evitabili o che potevano essere dette in modo diverso. Aveva risposto a un giornalista che magari si era lamentato perché non poteva fare la domanda, perché era arrivato, diciamo, era arrivata la fine della conferenza stampa. Lui si è messo a parlare di quando stava a Palazzo Chigi, che era tipo il 37esimo, le domande finivano al 25esimo. Comunque ha detto le solite cose che ci aspettiamo da Lombardo. Ecco, io faccio una richiesta qui. Caro Napoli, tu quest'estate hai fatto un sacco di cose belle, interessanti, che sono, diciamo, la conferma del fatto che il Napoli sta facendo dei passi avanti sotto tanti punti di vista. Ecco, la famosa new era, no? Che è iniziato con un anno di ritardo. Ecco, il prossimo step da fare, secondo me, è quello di cambiare il capo della comunicazione, perché appunto uno che fa il capo della comunicazione non può comunicare come fa appunto Lombardo. Quindi, caro Napoli, se vogliamo, ecco, fare un grande step in avanti sotto questo punto di vista, vediamo di cambiare in fretta il caro Lombardo, perché non è assolutamente adatto al ruolo che ricopre. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, cosa vi è piaciuto della conferenza di Conte, cosa non vi è piaciuto. A me è piaciuta molto la chiarezza delle sue risposte, mi è piaciuta la sua sincerità, il suo essere realista quando ha detto appunto il fatto dei bookmaker. Quindi a me è piaciuta tantissimo, lasciando stare qualche domanda che è un po' ripetitiva. Nel complesso, una conferenza assolutamente positiva per me. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di domenica. Ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque, forza Napoli!